Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di My Lovely Wolf. Allora, sono contentissima perché nello scorso episodio, insomma, finalmente siamo venuti a conoscenza del fatto che il professore ci ha scelte. Quindi andremo in spedizione con lui nella giungla. La notizia triste è che purtroppo con noi verrà anche Samantha, quindi secondo me, non lo so, sarà catastrofica la cosa. Cominciamo subito questo nuovo episodio perché voglio vedere insomma quello che accadrà adesso, ma prima vi ricordo un bel pollice in su se amate questo gioco. Per fortuna non incontro nessuno in corridoio. La smorfia sul mio volto nell'uscire dall'aula del professor Jones avrebbe fatto parlare. Cerco Sara con lo sguardo e la trovo a raccogliere le sue cose nell'armadietto. Mi avvicino lentamente perché sono demoralizzata. Devo calmarmi, non voglio attirare l'attenzione su di me, ho già abbastanza problemi. Sara mi osserva con aria sorpresa, ma non si muove. Che succede? Non riesco a rispondere subito, troppo confusa. Riesco a sentire solo il dolore che mi sommerge. Sara continua a frugare nel suo armadietto, furiosa. Non riesco a credere di non essere stata selezionata. Sono così arrabbiata! A queste parole non riesco più a trattenermi e mi getto tra le sue braccia. Sara rimane sbalordita. Ehi, tesoro, che succede? Mi stai spaventando. Il mio respiro è irregolare e ho bisogno di qualche minuto per riprendere fiato. È pazzesco come la presenza di una persona vicina possa farti abbassare la guardia. Sara mi accarezza gentilmente la schiena e la sento avvicinarsi. Mi allontano un pochino. Dopo quello che ha detto Samantha, non mi sento troppo a mio agio. Parlano già abbastanza di me, non voglio scatenare voci anche su noi due. Ah, non sembri proprio stare bene. Una serata tra ragazze ti farà bene. L'idea mi dà un po' di conforto. Mi rendo conto di non avere scelta. Devo dirle cosa è successo tra me e il professor Jones. La trascino in un angolo, lontano da sguardi indiscreti. Stai attenta che Samantha ha le cimici messe in ogni angolo. No, sapete che c'è? Che io glielo dico di punto in bianco perché noi abbiamo bisogno di esplodere. È come con i cerotti, meglio strappare in un colpo secco. Il professor Jones e io ci siamo baciati. Sara spalanca gli occhi. La sua sorpresa mi farebbe anche ridere se la situazione non fosse tanto pesante. Eh? Che vuoi dire? Sai, quando la gente fa la respirazione bocca a bocca, ma con la lingua. Detto così. Oh, cavolo! Le metto la mano sulla bocca per soffocare le sue grida. Sara si stacca la mia mano dal viso e mi punta un dito addosso. Secondo me è un po' sotto sciocco, però mi capisce. No, secondo me mi capisce perché, cioè, anche lei è affascinata dal professore. Non si arrabbierà, mi conosce, sa che non avrei mai cercato un simile contatto col mio professore e che le cose sono semplicemente accadute. Ellison, piccola pervertita. Lo sapevo, sapevo che era successo qualcosa fra voi. Quasi svengo dal sollievo di fronte al suo sorriso malizioso. Sara è una vera amica, non mi attaccherebbe mai vedendomi a terra. Wow, non ci credo. Quindi... Lascia la domanda in sospeso, continuando a fissarmi insistentemente. Rido. No, tranquilla, non è successo altro. Quindi? Lo fai apposta? Com'è stato? Voglio tutti i dettagli. Difficile spiegare certe emozioni a parole, ma farò del mio meglio. Diciamo che quando ho sentito le sue labbra sulle mie, il mio cuore ha smesso di battere. È stato mozzafiato. Solo a pensarci mi si stringe il cuore. Sara mi guarda dolcemente. Beh, sembri essere completamente cotta. Mi mordo le labbra e annuisco. Ha ragione. Mi vergogno, no, io lo accetto, è la verità.
Ciò che provo è importante per me. Anche se fa male, non mi sono mai sentita tanto viva. Sara si porta le mani ai fianchi e mi guarda dritta negli occhi. Stranamente, la tensione tra noi è svanita. Sento che è ancora parecchio delusa dal non essere stata scelta, ma almeno non si sta sfogando su di me. Sei proprio una seduttrice? Non era premeditato. La prima, ovviamente. Non facevo che ammirare il professor Jones, come tutti. Non avevo previsto che la situazione mi sfuggisse tanto di mano. Sono felice di averne parlato con Sara. Mi sembra di essermi levata un peso dalle spalle. Non potevo più tenermelo dentro. Vorrei poterle dire di più, ma non posso rivelarle il segreto del professor Jones. Si è fidato di me, non posso tradirlo, anche se ha fatto marcia indietro. Un segreto è un segreto, e con me sarà ben custodito. Sara ride di fronte alla mia aria perplessa. Smetti di fare quella faccia, Alison. Hai abbastanza sex appeal da risvegliare i morti, ma è meglio che non te ne renda conto. Ma grazie! E così sono uno schianto per gli zombie, eh? Sara mi pizzica il fianco, facendomi sussultare sul posto. Sei carina, adorabile e intelligente, e di certo non una calcolatrice, al contrario di quello che pensa una certa ciabatta di nostra conoscenza. Non farti abbattere, è solo gelosa di te. La sua spiegazione mi lascia perplessa. Perché Samantha dovrebbe essere gelosa di me? Non ci credo. Perché no? Io proverei a dire la prima. È bella, ha ottimi voti, è ricca, piace agli uomini e ha un sacco di seguaci. Non posso proprio credere che sia gelosa di me. Sara scoppia a ridere. Eh sì, mia cara, come tutte le sventole, non ti accorgi di nulla. Ma credimi, gli uomini crollano a terra ogni volta che gli passi accanto. E addirittura. L'immancabile imparzialità di Sara. Per non parlare di tutte quelle volte in cui corri in pantaloncini durante le ore di ginnastica. Stavolta è ufficiale, andrò a nascondermi in una classe fino ad un nuovo ordine. Sara esagera, secondo me. Sono troppo discreta per essere popolare, come dice. La secchiona disadattata che va in giro con la ragazza popolare. Alla gente non interessa. Eppure, il peso sul mio cuore non si alleggerisce. Ma perché sei triste? Hai baciato l'uomo più sexy del mondo e presto partirai all'avventura con lui. Ti ricordo che io non ho nulla di tutto questo. Non è così semplice, credimi. Non appena mi ha baciata, il suo comportamento nei miei confronti è totalmente cambiato. Non uno sguardo, non una parola. E ora mi dice di essersi pentito, che non avrebbe dovuto baciarmi e che non accadrà mai più. Chiedo aiuto. Aiuto. Non so che fare, Sara. Come devo comportarmi? Sara mi fissa a lungo, mi sembra quasi di sentire le rotelle del suo cervello girare alla velocità della luce. Sembra riflettere intensamente. Non voglio sapere, sono impaziente di ascoltarla, io voglio la sua opinione. Sara ha più esperienza di me, non vedo l'ora di ascoltarla. Magari si è spaventato, c'è la sua carriera in gioco, è comprensibile. Se il preside lo venisse a sapere, il professor Jones potrebbe venir sospeso o addirittura licenziato. Non voglio che il professor Jones rischi la carriera a causa mia. Non sarebbe giusto per lui. È certo che non sarebbe giusto. Un bacio con una studentessa non può distruggere la brillante carriera di Sebastian Jones e tutto ciò che ha portato all'università di Mystery Spill. Credo stia cercando di proteggersi. Non sono dentro la sua testa, ma resistere ad una ragazza come te non deve essere facile per lui. Secondo me, non pensa davvero a ciò che ha detto. Lo credi davvero? Senza volerlo, parlo con una vocetta penosa che mi fa venir voglia di prendermi a calci.
Sono sempre stata un'ottima studentessa, seria e diligente. Ed è bastato l'arrivo di un uomo a farmi perdere completamente la testa. Succede sempre così. È ridicolo. È ridicolo o è normale? È ridicolo. Di nuovo, non posso parlare per lui, ma da quello che mi racconti, non devi essere stata l'unica a provare qualcosa quando vi siete baciati. Sono sicura che ci pensi anche lui nel suo ufficio o sotto la doccia, a casa sua. Sara! Faccio un verso di disapprovazione e Sara scoppia letteralmente a ridere, attirando qualche sguardo curioso su di noi. Davvero, non perdere la testa. Sono sicura che tornerà da te. Non è quello che vuoi? Sì, in effetti lo voglio. Mi fa un occhiolino, convinta di aver centrato un punto. Ha ragione, non so cosa voglio. Da una parte vorrei baciare di nuovo il professor Jones, dall'altra mi dico che sarebbe più sensato lasciare le cose come stanno. Il ragionamento di Sara ha senso. Il professor Jones ha fatto della sua passione un mestiere. Tutta questa storia deve preoccuparlo. Se domani venisse licenziato a causa mia, perderebbe tutto quello che ha costruito. Improvvisamente sento uno sguardo su di me. Sollevo lentamente gli occhi. Oh no, lui no. Ah, Loan mi sta fissando. Ha un sorrisetto sulla faccia che invece di sedurmi mi dà i brividi. Distolgo lo sguardo, chi se ne frega, ignoriamolo. Ho già abbastanza problemi con la sua fidanzata. Sara mi dà una gomitata, spezzando il momento imbarazzante. Ha quella tipica espressione maliziosa che annuncia l'idea del secolo. Allora, ci stai per una serata tra ragazze? Ti aiuterà a rilassarti un po'. E potremmo discutere del tuo piano d'azione per riconquistare il bel professor Jones durante la spedizione in America Latina. Sembra davvero eccitata e il suo entusiasmo è contagioso. Niente funziona come il sostegno di Sara per risollevarmi il morale. Sono sul punto di accettare, quando improvvisamente mi si ghiaccia il sangue. Oddio, perché? Ero così felice di essere stata scelta per la spedizione in America Latina che ho dimenticato un dettaglio essenziale: di chiederlo ai Bertoli. La famiglia Bertoli mi ha assunta per occuparmi di Lori, in cambio di vitto e alloggio. Viaggiare fino all'altro capo del mondo non fa parte del contratto. Va tutto bene, sembri altrove. No, non proprio. Mi sono dimenticata di avere una cosa importante da fare al maniero. Ci vediamo domani? Ok. Sembra delusa. Beh. Oddio, non so che fare, però no, io esito un pochino, mi dispiace per lei. Mi farebbe bene passare del tempo con la mia amica, ma devo sapere se mi danno il permesso di partire. Saluto Sara e mi dirigo dritta all'uscita, un nodo allo stomaco. E se il maggiore dei Bertoli rifiutasse di lasciarmi partire? È possibile. Non lo farebbe mai. Nicolè, è possibile. Il sangue mi pulsa nelle vene, mentre aumento sempre di più il passo. La nostra ultima conversazione su Lori mi fa pensare che non si dimostrerà comprensivo. Ha insistito su quanto sia diventata indispensabile per il benessere di Lori. Non si dovrebbe cambiare le sue abitudini, è già parecchio instabile di suo. Per non parlare del fatto che finora sono stata l'unica tata a reggere. No, ne sono fiera. Occuparsi di Lori non è per niente un gioco da ragazzi, è una piccola peste. Non è sempre facile, ma per ora, contrariamente alle tate che mi hanno preceduta, sto resistendo. Alla fine mi sono molto affezionata a lei, ma se dovessi rinunciare alla spedizione a causa sua, la mia delusione potrebbe rovinare la nostra relazione. So che è il mio lavoro, che ho accettato l'accordo, ma non voglio privarmi del mio sogno. Sento il telefono vibrarmi nella tasca. Un messaggio da Sara. Ehi, cerca di fare un passo indietro e ascoltare il tuo cuore. Un bacio. Le rispondo immediatamente. Grazie, Sara, sei la migliore.
Lo so. Non riesco a smettere di pensare e preferisco farlo per strada piuttosto che al maniero, dove un certo Nicolai potrebbe tentare di leggermi nel pensiero. Questo viaggio si trova al centro di tutti i miei dubbi, professionali e sentimentali. Come posso cambiare prospettiva? È da sempre il mio sogno. Devo andare. Continuo a pensare ai mille modi per convincere Nicolai a lasciarmi partire. Dopotutto, essere una ragazza alla pari mi serve solo per pagarmi cibo e alloggio. I miei studi sono più importanti, i fratelli Bertoli lo sanno. Questa spedizione mi permetterà di realizzare il mio sogno e diventare l'archeologa che ho sempre sognato di essere. Devo andarci. Per me, mettiamo noi al primo posto che è meglio. Già quando avevo 5 anni passavo ore in giardino a osservare piante e animali e avevo un piccolo quaderno su cui annotavo ogni nuova scoperta. Mia madre si arrabbiava sempre quando rientravo ricoperta di fango e con le tasche piene di insetti, che schifo. Sono troppo vicina al mio obiettivo per rinunciarci. E poi, sarà ragione, lì potrei riuscire a sistemare le cose. Troverò una soluzione per me? Mi farò violenza? Le dimenticherò. Ma che mi farò violenza? La prima, ovviamente, troverò una soluzione. Quello che è successo tra noi è speciale e sono certa troveremo una soluzione. Ci deve essere un modo per conciliare attrazione e professionalità. Sono felice di averne parlato con Sara, malgrado la sua delusione, ha reagito con classe. È sempre comprensiva e sa come risollevarmi il morale. La adoro. Piano piano tutto riprende il suo posto, mi manca solo il permesso di Nicolà. Sono nervosa, ora dipende tutto da lui. Capirà? Sono in ansia. Vista la nostra ultima discussione, non credo che Nicolè ne sarà troppo felice. In più, Lori farà sicuramente una delle sue sceneggiate e ha una tale influenza sui suoi fratelli che sono certa rovinerà tutto. L'ossigeno comincia a mancarmi, mi rendo conto di stare praticamente correndo. L'adrenalina sale di una tacca quando attraverso il maniero in lontananza. Ho la sensazione che si tratti di vita o di morte, che sia tutto appeso a un filo. Riprenditi, Ellison, non c'è in gioco la tua vita. Mi intrufolo nella villa e vado prima nella mia stanza per rinfrescarmi e poggiare le mie cose. Ho bisogno di essere al meglio per affrontare Nicolè. E devo riprendere fiato. Se penso che ha tra le mani una decisione così importante per me, mentre qualche mese fa non lo conoscevo nemmeno, sono fiduciosa. Andrà tutto bene, devo solo mostrare un po' di tatto. In cima alle scale cerco di calmare i battiti del mio cuore. Farò bene ad essere convincente. Coraggio, Ellison. E per oggi mi fermo qui. Sono proprio curiosa di sapere cosa ci risponderà Nicolè. Secondo voi ci darà il permesso oppure no? Io ho un po' paura, lo ammetto, perché non lo so. Secondo me non sarà tanto facile riuscire a convincerlo. Staremo a vedere, non vedo l'ora di sapere ovviamente la sua risposta nel prossimo episodio. Quindi fatemi sapere cosa ne avete pensato voi giù nei commenti, pollice in su se non l'avete ancora messo, vi ricordo di iscrivervi e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!